Amici miei, siamo arrivati ai 1000 iscritti, perciò voglio dire a tutti voi grazie per essere iscritti al mio canale. E visto che si è arrivato a questo grande traguardo, che dite se noi facciamo un piccolo cambio di rotta? Si ritorna a qualcosa che avevo dimenticato da una volta un po' di tempo. Ritornano i confronti! Finalmente è tornata la rubrica dei confronti. Oggi voglio fare un confronto che mi hanno chiesto in tanti, mamma mia. E visto che non l'ho ancora fatto, voglio farlo. Che ne dite se ci diamo un'occhiatina a Mega Drive e Super Nintendo? Ed eccole qua, il mitico Super Nintendo, una delle console 16 bit più potenti mai realizzate, e il Mega Drive, che però lo lascio collegato al Mega CD, perché, ve lo starete chiedendo, il fatto è che il Mega Drive, nonostante fosse un 16 bit e aveva questo suo lettore CD, rimaneva sempre un 16 bit con qualche funzione più avanzata, ma non è mai riuscito a superare il Super Nintendo. Beh, come potete vedere, il Super Nintendo era una console abbastanza moderna nelle forme e anche bella massiccia, e aveva, come potete vedere qua, il pulsante di accensione, il tasto per gettare fuori le cartucce, qua il tasto di reset. Invece qua il Mega Drive aveva il tasto di accensione e qua il tasto di reset. Se dovevamo togliere una cartuccia, beh, dovevamo togliercela da soli, e il tasto di accensione serviva appunto anche per far partire il lettore CD. Cos'è che contraddistingueva queste due console dalla concorrenza? Beh, il fatto è che pur erano due grandi rivali, avevano da una degli alti, da una dei bassi, una da bassi e alti, insomma, due console di grande e notevole potenza, che però avevano non pochi problemi. Ad esempio, il Super Nintendo aveva una potenza molto elevata, certo, e i suoi giochi costavano molto di più, anche la console stessa, ma era anche lenta a leggere i dati. Invece il Mega Drive, scusate, si avvaleva del Motorola 68000, che era molto più veloce a leggere i dati, e soprattutto i giochi certo erano un pochettino inferiori di qualità rispetto al Super Nintendo, è vero, ma almeno avevano una particolarità di essere molto veloci. Questo forse metteva il Mega Drive uno scalino leggermente più in alto rispetto al Super Nintendo, se teniamo conto di questo. Ma per quanto riguarda il parco titoli, bisogna dire che c'era un po' tutto. Ma vediamo un po' più da vicino qualche cosa di importante. I pad. Allora, questo è il pad del Mega Drive, che come potete vedere era molto semplice nella forma, anzi, moderno e aerodinamico come la console stessa. Croce direzionale, tre tasti di azione e un tasto start, niente tasti dorsali. Tenerlo in mano, vi sembrerà strano, è comodissimo, più addirittura della PlayStation, di tante altre console che sono venute dopo, e io lo ritengo uno dei pad migliori mai progettati. Invece, passando al Super Nintendo, eccolo qua il suo pad. Come potete vedere, eccolo qua, croce direzionale, un tasto Select Start, quattro tasti di azione e due tasti L ed R. Non vi ricorda un po' quello della PlayStation? E in effetti è così, perché se Nintendo ha collaborato all'idea di formare la futura PlayStation, lo credo bene che sono un po' ispirati al Super Nintendo. E se non lo sapete, una cosa molto originale è che per fare il pad della PlayStation hanno preso i quattro colori e li hanno utilizzati semplicemente come i simboli X, quadrato, cerchio, triangolo. Ma questa è un'altra storia, se avete visto il mio servizio dedicato alla PlayStation. Guardando invece i giochi che sono stati rilasciati sulla console, beh, se consideriamo quelli soltanto del Super Nintendo, erano giochi che erano pubblicati tutti su cartuccia. Questi erano
titoli, diciamo, molto potenti, Super Metroid e Star Wing, anche quelli basilari avevano più o meno le stesse identiche forme, e le scatole invece erano tutte fatte in questo modo, tutte di cartoncino, ed erano però molto fragili, queste sono quelle PAL, e dentro contenevano, oltre al semplice libretto, anche una custodia che poteva proteggere la cartuccia. Ma invece, passando invece semplicemente ai giochi del Mega Drive, che dobbiamo dire di questo? Che il Mega Drive aveva confezioni che erano tutte in plastica ed erano molto robuste. Questa però mi è capitata senza libretto, ma i libretti erano delle dimensioni più o meno a quelle del Super Nintendo, e le cartucce invece si avvalevano di diverse forme. C'erano queste speciali della Electronic Arts, ma queste erano quelle comuni, che erano di forma molto semplice e basilare ed erano, secondo me, molto più accattivanti nello stile rispetto a quelle del Super Nintendo. E il Mega Drive, visto che si avvaleva anche del lettore CD, Mega CD, i giochi venivano venduti ovviamente su questo tipo di case, una sorta di contenitore a doppio scomparto che dentro poteva contenere un CD solo, a volte due, a volte anche di più, e anche un libretto. Ma cos'è che non riusciva a fare il Mega Drive nei confronti del Super Nintendo? Il fatto è che è il modo 7, la vera spina nel fianco. Perché se guardate ad esempio il titolo Star Wing, cioè Star Fox, aveva degli effetti tridimensionali che venivano messi tutti in un'unica sola cartuccia grazie all'ottimo processore FX. Invece, per il Mega CD e per il Mega Drive non c'era il chip FX. Se già dal Mega Drive eravamo riusciti a capire come far diventare simil tridimensionali alcuni giochi tipo Batman e Robin o tanti altri, invece, col Mega CD c'era anche qui dentro il simil modo 7 che veniva sfruttato al massimo con l'ottimo Seal Pad che è tra le mie mani, ma questo non riusciva a risollevare molto le vendite. Poi, parlando anche degli accessori, lo sapete, ci sono il cosiddetto Silent Scope, un fucile penoso che è stato rilasciato anche addirittura per il Mega Drive, ma con la forma un po' diversa. Poi addirittura il Satella Viv che si doveva semplicemente attaccare qua sotto alla console, vedete quella sorta di spinotto lì? Lì doveva esserci attaccato, ma non venne mai rilasciato qua. Poi ci fu anche il multitap per il Super Nintendo, poi anche molti altri accessori. Poi invece per il Mega CD, Mega Drive, volevo dire, scusate, c'era sì il Mega CD, poi c'erano anche qui il suo Silent Scope, i suoi pad speciali, insomma, che dire ragazzi. Queste due console, nonostante questo abbattuto di gran lunga il Mega Drive, si sono parecchio affermate nel mondo dei videogiochi. Una perché era potente, l'altra perché era veloce. Nonostante Sega ha fatto male i conti con la sua strategia di marketing, quindi che vi voglio dire ragazzi, se volete provare le console, provatele entrambe. Adesso vi faccio vedere una piccola carrellata di alcuni giochi in comune tra una piattaforma e l'altra, che sicuramente vi faranno capire quali sono le differenze. Ci vediamo al prossimo confronto, amici. Ciao! Thank you.
To infinity and beyond! It starts.